Io intanto diamo il benvenuto, buongiorno a tutti, benvenuto, ringrazio tutti per la partecipazione a questo primo convegno dibattito su un tema molto importante, come tutti sapete, nonché molto delicato, e quindi evidentemente va trattato con grande attenzione, con grande responsabilità. L'iniziativa di questa mattina, organizzata dal Partito Democratico di Pescara, con il contributo del gruppo PD regionale, che ringraziamo, abbiamo qui, credo, Balducci. Naturalmente ringraziamo Maria Teresa Anici, sottosegretario di Stato alle riforme presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il direttore di Dipartimento degli Affari Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovanni Petritto, e naturalmente il presidente Luciano D'Alfonso e tutti gli autorevoli invitati che sono intervenuti, sindaci, la professoressa Maragno di Montesimbano, il marito mi ha appena chiamato, ha avuto un problema, ma se qualcuno te lo rappresenta, insomma, e poi tutti gli altri. Quindi dicevo, il tema della nuova Pescara viene posto con forza con il referendum del 2014, come tutti sapete, dove sia la fusione di comuni di Pescara, Montesimbano e Sportore raccolgono 64.891 voti, quasi il doppio di noi, su un totale di 111.000 votanti, pari al 69,46%. Al di là delle polemiche, dei distinguo, dei punti di vista diversi, tutti legittimi per carità, questo è il dato comunque di partenza. Un dato incontrovertibile perché fondato su un consenso popolare e quindi sovrano, di cui non si può non tener conto, e per ognuno difficile da confutare. Poi dopo le idee, i punti di vista sono tutti, come dire, l'abbiamo detto, legittimi, ognuno può dire quello che pensa. È un incontro come questo, il primo pubblico organizzato da noi, speriamo che ce ne siano tanti altri, va proprio in questa direzione, sul confronto. È del tutto evidente che la materia è assai complessa, anche perché non ci sono precedenti in Italia. Ne abbiamo esperienze simili, non ne abbiamo esperienze simili di fusione di comuni al di sopra di 5.000 abitanti. E quindi è davvero una grande scommessa, e noi pensiamo e dobbiamo tutti insieme fare in modo che sia una scommessa positiva e vincente. E per questo motivo abbiamo pensato di organizzare questo primo incontro pubblico, cui mi auguro facciano seguito altri incontri, per approfondire e confrontare idee e orientamenti diversi. Alcune riflessioni fondamentali di introduzione, la riflessione da fare sicuramente, e tutti si pongono. Quali sono, quali potranno essere i vantaggi che può portare una simile inedita iniziativa? Prima di tutto per i tre comuni coinvolti e naturalmente per i suoi cittadini, oltre che per l'intera regione Abruzzo. Quali potranno essere le prospettive all'indomani di questa fusione rispetto anche alle altre aree limitrofe che abbiamo? Che naturalmente potrebbero, come obiettivo successivo, far parte di questa grande area metropolitana. Parlo naturalmente di San Giovanni e Francavilla, che sono attaccate a noi, senza soluzioni continuità. Per dare vita a un'area capace di confrontarsi e di affermarsi sugli scenari nazionali del sistema paese. Noi siamo convinti che questa esperienza debba diventare riferimento a livello nazionale, perché dopo che uno fa un esperimento del genere può darsi che se ne fatti mille gli altri, e credo che il livello centrale poi dopo debba prendere considerazione e iniziative anche dal punto di vista normativo. Il percorso per creare la mentalità e il senso di appartenenza del cittadino della nuova Pescara non è sicuramente semplice, ma questo è uno dei temi, credo. Occorre lo sforzo e il contributo di tutti se si vuole innovare senza piccoli calcoli, rinunciando alla logica dell'orticello. Dobbiamo superarla questa logica di ognuno che pensa all'orticello. Assistiamo spesso che il campanile sia ancora più forte dell'appartenenza politica. Il campanile è ancora più forte dell'appartenenza politica. Quando c'è di mezzo il campanile, i partiti, le posizioni, via, c'è uno smottamento quasi di tutto. E questa è sicuramente una visione del Novecento, come ci dice il nostro presidente. C'è bisogno di un pensiero lungo, di coraggio e di sguardo in avanti. C'è bisogno di questo salto soprattutto culturale che ci traghetti ad una dimensione più ampia del bene comune.
Io non la voglio fare lunga perché sono tanti interventi, chiaramente. Dico solo che a seguito dell'esito referendario è stato depositato il progetto di legge numero 206 a firma del Presidente Luciano D'Alfonso, che presto approverà in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Il testo di legge tra l'altro prevede diversi passaggi, anche negli attuali consigli comunali, ma comunque fissa una data, il 1 gennaio 2019, per l'inizio delle procedure che porterà a votare per l'elezione del consiglio, in quel caso del comune denominato, anche se provvisoriamente, Nuova Pescara. Grazie e buon lavoro a tutti. Iniziamo. Io do la parola subito al sindaco di Pescara per un primo intervento. Ci tengo a dire che questa volta deve essere per forza la cosa rigida, non più di 5 minuti, altrimenti non ne veniamo a capo. Siamo avvisati tutti. Grazie. Grazie Moreno, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno ai nostri grandi ospiti. Insomma, io penso che fa piacere essere qui in una mattinata di contenuti in cui per una volta abbiamo l'ambizione di entrare nel merito delle questioni. Ma prima di dire, nei tempi necessariamente sintetici, cos'è la Nuova Pescara, perlomeno cos'è dal mio punto di vista, credo sia necessario anche partire dal cosa non è la Nuova Pescara, che negli ultimi tempi il dibattito pubblico è stato molto titillato da così rivendicazioni regionaliste che indubbiamente mi hanno fatto pensare a una stagione, quella degli anni 70, quella di L'Aquila capoluogo, che a me è stata solo raccontata. Una stagione naturalmente complessa e difficile, di pietre tirate per questo. Ma pensare che oggi questo argomento, che per quanto mi riguarda, uso un termine forte, è sepolto dalla storia, mi fa pensare a quella dicitura a proposito delle armi di distrazione di massa. Cioè noi parliamo di un argomento e invece rilanciamo per parlare di un altro, che poi questa logica drammatica, io penso veramente drammatica, della coccarda, del campanile, noi ce lo diciamo sempre, bisogna superare la logica del campanile, ma poi se uno vuole fare politica è così facile titillare in bassi istinti, è lo stesso concetto per cui vergogna, vergogna, è sempre più efficace anziché cercare soluzioni realistiche ai grandi problemi che abbiamo. E se noi viviamo un tempo in cui la risorsa pubblica è insomma indubbiamente non al massimo delle sue capacità, beh, però noi dobbiamo pure contribuire, santa miseria, a cercare una crescita culturale di questa nostra comunità, non tornare a reprimi pensieri del passato. Perché poi quello di cui parliamo, in seconda parte dell'intervento, è un'operazione straordinaria di ingegneria istituzionale. Noi dobbiamo metterci dinanzi ad una sfida che è veramente grandiosa, perché non ci sono precedenti in termini per fusioni di comuni di queste dimensioni. Allora, cercando di, come dire, attirare le nostre attenzioni e le nostre migliori intelligenze sul merito, dico questo, e cioè la volontà popolare ha lanciato un messaggio molto chiaro, e questa volontà popolare va naturalmente rispettata attraverso un percorso che giunga ad un obiettivo che è quello di migliorare la situazione esistente. E la sfida, naturalmente, è un lungo periodo, ma esiste anche un breve, un medio e lungo periodo, è quella dell'allineamento dei servizi che i tre comuni erogano e del fatto che questi servizi sono migliori di quelli erogati dai singoli comuni, per fare di questa Nuova Pescara davvero un centro relazionale e non solo del Medio Adriatico, con rilievo non solo nel nostro paese ma nell'intera partita della macro regione adriatico-ionica che, come noto, ci occupa tutti. Il progetto di legge sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale designa quella che io ho definito una tappa a marce forzate verso la Nuova Pescara e penso che siano necessari naturalmente una serie di approfondimenti che naturalmente vanno fatti prima della legge, perché la legge istitutiva di per sé non può disciplinare l'istituzione, è un tecnicismo diciamo giuridico, ma credo che troverei facile conforto nei, diciamo, degli studiosi di diritto qui presenti in aula. C'è poi una questione, cioè ci sono tante, diciamo, ci sono tante questioni che sorgono dalla lettura di questo testo di legge. In primo luogo il ruolo dei consigli comunali.
il ruolo dei consigli comunali che dalle previsioni delle leggi regionali sulle funzioni dei comuni sono chiamati a rendere una specie di consulto a proposito del progetto di legge. E poi c'è il fatto che nel disegno di legge medesimo viene immaginato una rigida calendarizzazione, che è quella per cui a 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa si costituisce un organismo che è il Comitato per la Fusione, il quale in 60 giorni deve fare una cosa che si chiama progetto, un programma generale per la fusione, diciamo così, naturalmente con il corredo degli, diciamo, esperti, degli uomini e donne di buona volontà, per disciplinare chiaramente la creazione di forma graduale, no, di collaborazione fra nelle relazioni di funzioni e servizi da parte degli enti. E poi il passaggio entro i successivi 30 giorni dei consigli comunali. È un progetto molto ambizioso che penso naturalmente meriti un'immediata risposta in termini di impegno, perché penso appunto che noi dobbiamo, e credo che sia una nostra portata di mano, e questo è lo spunto che ci suggerisce il dibattito odierno, provare immediatamente a concretizzare alcuni temi che ci sono. Quando penso alla gestione associata dei servizi, penso, prima cosa che mi viene in mente, la spazzatura, sulla monnezza, su questo servizio così importante per la vita delle persone, in cui noi abbiamo tutto l'interesse a fare questo, perché dobbiamo fare massa critica, abbiamo anche gli strumenti, abbiamo gli studi. Occorre naturalmente una volontà che penso questo percorso possa accelerare. Poi, quando parlo della complessità di questa operazione di ingegneria istituzionale, mi immagino che essa vada, diciamo, abbia differenti scale. La prima cosa che mi è venuta in mente è che una via Roma c'è in tutti e tre i comuni, verosimilmente, quindi c'è un problema di toponomastica. Ed evidenzio come cambiare il nome di una strada non è una questione meramente burocratica, perché per esperienza diretta nel ruolo di sindaco è ovviamente sempre questione molto, come dire, dibattuta, perché attiene all'identità dei luoghi. Poi sullo sfondo naturalmente la questione più ampia dell'immaginare regole comuni nella gestione del governo del territorio. Noi siamo in Italia, 8.000 paesi, 8.000 piani regolatori, e poi ci sono anche le norme tecniche di attuazione. Sicuramente la legge cosa dice sul punto? Dice che fino a quando non c'è finché non c'è un piano regolatore generale, vigono i tre esistenti. Allora dobbiamo anche qui immaginare un cronoprogramma che sia realistico e serrato. Noi siamo reduci, mi avvio velocemente alla conclusione dei famosi tempi europei, dall'approvazione di uno strumento che magari non addetti ai lavori se non suonerà l'ennesimo strano acronico, le NTA, norme tecniche di attuazione, che sono, diciamo, regole urbanistiche. E lì, insomma, il dibattito non è stato breve, perché ovviamente c'è un approfondimento sempre significativo. Da ultimo voglio evidenziare questo che personalmente non ho capito, e magari lanciamo un primo tema. Previsioni della legge sono quelle per cui i tre comuni si estinguono all'1/1/2019. Naturalmente io non prendo neanche in considerazione l'idea per cui dobbiamo scadere 4 mesi, 5 mesi prima della scadenza naturale, perché questo, diciamo, non ci appartiene come forma mentis. Però io vorrei capire dalle previsioni della legge che ruolo hanno i sindaci nel momento in cui si estinguono, ma restano come advisor, si direbbe, cioè come consulenti sostanzialmente. Non capisco che tipo di atti amministrativi possano adottare fino all'insediamento dei relativi organi, più o meno questo dice la legge, dal momento che se io mi estingo non esisto più come persona, diciamo così, giuridica. E anche il ruolo dei consiglieri, mi faccio interprete naturalmente di colloqui plurimi avuti con i consiglieri comunali di Pescara, al netto di certe così deviazioni rimasciste, a proposito del fatto che i consiglieri rimarrebbero negli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Cosa significa questo? Perché se un consigliere c'è, esiste, se decade un consiglio non c'è più. Ruoli esterni, francamente, non, cioè, qui per dirne una, noi siamo in un museo, un tempo nel CDA delle strutture museali ci finivano i consiglieri comunali, adesso non funziona più così. Quindi in questo senso, facendo l'interprete naturalmente del pensiero di molti consiglieri comunali, chiedo che sia fornito sostanzialmente qualche chiarimento. Da ultimo, ma non ultimo, io penso sempre che
si ha sempre, spesso perlomeno, paura del cambiamento. Noi non abbiamo paura del cambiamento, perché pensiamo che possa essere una sfida straordinaria e vogliamo cogliere le opportunità che questa sfida ci offre, senza però distogliere appunto il campo e strizzare l'occhio, magari indossando una montatura ampia e grande di stile anni 70 al passato. Vi ringrazio. Grazie, buongiorno a tutti. Consentitemi una piccola riflessione, io non sono passato a PD, voglio sgomberare il campo da qualunque possibile allusione, visto che quando ho ricevuto l'invito mi era stato detto, l'ho detto scherzosamente a Moreno di Ferrantonio, mi ha invitato a presentare il sindaco di Pescara, il dispoltore, il presidente della regione, parliamo della casa di Pescara. Poi mi è arrivato l'invito con il simbolo del PD, immediatamente ho dovuto fare le smentite, altrimenti sapete com'è l'informazione. Continuo con un'altra piccola battuta, anche per evitare di annoiare con questioni tecniche. L'altro giorno mi ha chiamato un senatore dalla Calabria, perché oltre a questa fusione di Montesilvano, Sportore e Pescara, è in atto anche la fusione di due comuni molto grossi, che sono Rossano Calabro e Corigliano Calabro. Quella possiamo dire che è una fusione alla pari, perché una conta 50.000 abitanti, l'altro 48.000, e mi ha chiesto, voleva lumi da me su come procedere alla fusione. Ho detto: guarda, probabilmente stai chiedendo la persona sbagliata, perché qui stiamo ancora in alto mare, perché anche noi abbiamo grossissime difficoltà al riguardo. Detto questo, io voglio fare salvo il voto al referendum del 2014. I cittadini Montesilvano, Pescara e Sportore hanno deciso che vogliono un'area metropolitana, la possiamo chiamare così, un'unica città. Erano informati adeguatamente, non erano informati adeguatamente, questo non ci interessa in questa fase qua, perché dobbiamo rispondere a quello che è il voto dell'elettorato. Probabilmente che cosa volevano con quella votazione? Sicuramente servizi più efficienti e una riduzione dei costi, ma credo che questo sia l'ovvio. E ciò che noi gli dobbiamo garantire è proprio l'efficienza della macchina amministrativa. E questo deve essere il nostro faro che ci deve guidare in questo percorso. Sicuramente, io parlo per Montesilvano, ma probabilmente il rappresentante di Sportore dirà la stessa cosa, i cittadini di Montesilvano non hanno votato affinché Montesilvano potesse diventare la periferia di Pescara, così come gli Sportoresi non hanno votato affinché Sportore possa diventare periferia di Pescara. E quindi in questo periodo, che è stato molto lungo, anche perché il referendum prevedeva che ci si dovesse pronunciare e si dovesse valutare un progetto di legge già 60 giorni dopo la votazione del referendum, questo processo si è dilungato per circa 3 anni, oggi abbiamo questa accelerazione che probabilmente è un po' troppo frettolosa, probabilmente andava ponderata un pochettino meglio sotto duplici aspetti, uno formale e l'altro sostanziale. Io ovviamente, laddove mi si viene a chiedere di attivare un percorso virtuoso che possa portare alla grande città, devo dire che sono favorevole nel momento in cui i miei cittadini non avranno pregiudizi da questo percorso. Perché è facile, è bello, probabilmente in tanti oggi lo diranno, il 1 gennaio 2019 Pescara, Montesilvano e Sportore saranno più belle, i cittadini saranno più ricchi, immediatamente i servizi funzioneranno meglio. Non è vero. Dobbiamo essere leali con noi stessi. Nel breve e nel medio periodo i cittadini vedranno un aggravio di costi. Un esempio banalissimo: il 1 gennaio 2019 80.000 persone dovranno cambiare carta d'identità, patente, passaporto, perché non apparteranno più al proprio alla propria città, ma apparteranno ad un nuovo
contesto. Immediatamente probabilmente partiranno una serie di ricorsi laddove noi in maniera previdente non cominciamo ad attivare la condivisione dei servizi, perché la condivisione dei servizi è il punto di partenza per evitare che all'atto della fusione ci possano essere disservizi, che poi di fatto è la grande Pescara. Nel momento in cui vigono gli stessi regolamenti a Pescara, Montesilvano e Cioltore, vige la stessa normativa in tre territori differenti, di fatto noi abbiamo già il macro contesto urbano che i cittadini ci chiedono. A quel punto è facile, è automatico, è immediato chiamarla Grande Pescara, Vecchia Pescara, Pescara del futuro, il nome che la fantasia ci darà, probabilmente sarà semplicemente quello di Pescara. Ma per poter fare questo dobbiamo creare le basi per poterlo fare. Non possiamo pensare che Montesilvano, e probabilmente Scottore, io parlerò soltanto per Montesilvano, dica benissimo, io rinuncio al mio municipio, io rinuncio alle mie prerogative, io rinuncio ai miei punti forti. A vantaggio di che cosa? Mi arriverà l'ospedale Montesilvano, mi arriverà la prefettura, mi arriverà il decentramento di uffici che oggi sono centralizzati a Pescara, o semplicemente Montesilvano diventa la periferia allargata di Pescara? Io questo non lo posso accettare, non lo accettano neanche i miei cittadini. Ecco perché in quel percorso che prevedeva, anche perché quando faccio riferimento all'accelerazione che c'è stata da parte della Regione, faccio riferimento alla proposta attuale, che è la 206 del 2016, che è quella immediatamente precedente alla 207 del 2016, che è esattamente uguale, c'è solamente un punto di differenza, che è l'articolo 5, che nell'attuale proposta di legge è stato soppresso, che era quello che prevedeva la gradualità del processo di fusione. Ed è questo il punto di partenza su cui tutti quanti dobbiamo convergere, ossia sul fatto che una fusione, come diceva giustamente il mio collega Alessandrini, di comuni così grandi in Italia non si è mai fatta. Ma perché non si è mai fatta? Perché mai nessuno l'ha voluta fare, o perché si sono ponderate anche le conseguenze di un percorso estremamente articolato? Probabilmente sia l'una che l'altra, perché oggi quello che ci viene presentato come il vantaggio estremo da non perdere assolutamente probabilmente non è esattamente così. E su questo noi dobbiamo aprire il dibattito e dobbiamo aprire il confronto. La volontà per confrontarci ci sta, così come la volontà di metterci a disposizione per essere degli interlocutori autorevoli, perché finora lo possiamo dire, finora non c'è stato nessun passaggio con i sindaci a proposito della creazione di questo grande contenitore, nonostante la disciplina regionale lo preveda, perché è la stessa disciplina regionale che ci indica all'articolo 3 della 55 del 2012 che l'istituzione di un nuovo comune mediante fusione di più comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3. Oggi noi abbiamo la presentazione di una legge, però non abbiamo la pronuncia dei consigli comunali, che è una pronuncia che dovrà essere preventiva. Quindi anche l'iter procedurale purtroppo non è un iter procedurale corretto, e quindi nel momento in cui non è corretto si presta a poter essere impugnato. Io non sono un costituzionalista, però ritengo che sia difficile, laddove una legge dello Stato prevede che la durata di una consigliatura sia di 5 anni, che una legge regionale possa passare la fine di una consigliatura a 4 anni e mezzo per Montesilvano e per Pescara e addirittura 2 anni e mezzo per Scoltore. E quindi sono tutti aspetti formali che poi di fatto diventano indispensabili nell'affrontare questo percorso, su cui ci dobbiamo confrontare, perché ripeto, ciò che ci deve guidare è lo spirito con cui il cittadino si è espresso a favore della Grande Pescara, ossia quello di avere servizi più efficienti, una macchina amministrativa più efficace,
e non avere la centralità dell'apparato politico, dell'apparato amministrativo lontano da casa propria. A me piace sempre rilanciare l'ipotesi della politica francese. La Francia è lo Stato dove ci sono più autonomie locali, proprio perché i francesi hanno ritenuto che questo sia un valore, quello di stare il più vicino possibile ai cittadini, piuttosto che un disvalore. Io non vorrei che si commettesse lo stesso errore che si è commesso con la tentata abolizione delle province, perché a un certo punto la politica è quella fatta nelle aule istituzionali e quella fatta per strada, diceva che erano il male assoluto. Poi ci siamo resi conto, nel momento in cui tutti i disservizi sono venuti a galla, e l'abbiamo constatato anche con mano qui in Abruzzo, che le province probabilmente qualche servizio lo fornivano, fornivano anche servizi adeguati. La fretta con cui si è proceduto a svuotare le province, a renderle sostanzialmente degli organismi con difficoltà di agire oggi, la pagano direttamente i cittadini. Facciamo in modo che le scelte sulla quarta grande pescata diventino per i cittadini un vantaggio e non uno svantaggio. Grazie. Grazie. Grazie, signor Maragno. Adesso Violetto mi ha mandato un messaggio che purtroppo non è potuto arrivare, c'è un rappresentante di istruttore, mi pare. Ecco. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, intanto porto i saluti del sindaco di Sfottore, Luciano Di Rovito, che aveva dato la sua disponibilità iniziale ad essere qui, ma per impegni urgenti istituzionali non può arrivare. Ringrazio chi ha organizzato questo evento. Credo però che, visto che siamo in gran parte organizzati dal Partito Democratico, e siamo molti del Partito Democratico, che dobbiamo fare tutti una culpa, perché oggi forse questa discussione arriva con o comunque si amplifica con qualche anno di ritardo. Avremmo certamente dovuto iniziare prima, magari prima del referendum, e saremmo forse oggi arrivati anche ad un processo più semplice, più lineare e più semplificato rispetto anche a quelle che sono le proposte. Non è una novità che l'amministrazione di Sfottore abbia sempre avuto dei dubbi riguardo a questo processo di fusione, innanzitutto per come è nato. Una battaglia referendaria durante la quale gli argomenti all'ordine del giorno erano soltanto il taglio delle poltrone della politica e una serie di risparmi che venivano paventati, ma dei quali non c'è certezza immediata. Il risparmio sul costo della riorganizzazione dei dipendenti, il risparmio, i maggiori trasferimenti statali che troppe volte vengono usati come argomento di discussione e come proposta per abbassare quella che è la futura tassazione, e forse non si capisce che questi trasferimenti serviranno anche invece per i costi che questo processo di fusione porterà con sé inevitabilmente nella riorganizzazione di quelli che saranno i servizi. È una serie di economie di scala, anche qui, che potevano essere forse raggiunte anche con altro modo. Non vogliamo essere certamente noi quelli che disattendono il voto popolare. Crediamo però che se forse ci siamo approcciati con qualche dubbio a questa iniziativa, allo stesso modo probabilmente chi doveva, in questo caso anche la Regione, non ha approcciato con i giusti tempi. Arriviamo ad una proposta che è arrivata, una proposta legislativa che arriva con un anno e mezzo di ritardo rispetto al referendum. Un iter che si è avviato con un ulteriore anno e mezzo di ritardo, il tutto, come ha già detto il sindaco Maragno, quindi senza aver coinvolto le amministrazioni comunali, i sindaci. Questa proposta addirittura è arrivata in commissione senza che sia stata fatta
una telefonata, mi risulta, ai sindaci, anche rispetto a quello che potevano pensare, rispetto, come già è stato detto, a quale proposta di legge forse era più utile in questo caso. Quindi scontiamo 3 anni di ritardo, e questi 3 anni di ritardo pesano in questo disegno di legge. Come è già stato detto, verrà istituito un comitato di fusione che ha come obiettivo quello di iniziare a fare un programma di fusione che dovrà poi essere approvato dai consigli comunali, tutto in una tempistica circa di 4 mesi. Ora è ovvio che rispetto a un tema così importante anche questa tempistica è una tempistica abbastanza ristretta. Un osservatorio, la legge prevede un osservatorio che aveva la necessità di verificare se questo, come camminasse questo processo di fusione, con relazioni che si tenevano ogni 6 mesi e una relazione finale datata 31 marzo 2018. Oggi molto probabilmente arriveremo a una relazione finale a marzo 2018 senza forse che i consigli abbiano ancora approvato quello che è la proposta della legge di fusione. Un'assemblea che doveva essere costituita da tutti i membri dei consigli comunali che non avrà il tempo materiale per lavorare, per fare proposte. Sarà quella che in tanti stanno dicendo una fusione a freddo, una, con questa improvvisa accelerata. Avremmo preferito altro, avremmo preferito, come diceva il sindaco Maragno, magari la possibilità di discutere di una legge che lasciava dei margini più ampi, la possibilità di iniziare, se ci fossimo resi conto, se ci renderemo conto delle difficoltà che ci sono rispetto alla condivisione di determinati servizi, la possibilità magari di prevedere un'unione dei comuni sarebbe stata interessante, per poi posticipare, non interrompere, ma posticipare il processo di fusione. Questo convegno oggi si chiama, ha come titolo però La città del futuro. Allora io mi auguro, visto che tante volte in altre occasioni simili ci siamo ritrovati soltanto a fare una conta tra chi era favorevole e chi favorevole non era, e chi era favorevole era qui semplicemente a sciorinare dei dati rispetto ai risparmi, rispetto a un solo ufficio anagrafe, perché avrebbe contato 190.000 abitanti, a quello che ne sarebbe convenuto. Questo convegno si chiama La città del futuro. Io credo che non possono essere soltanto questi temi. Dobbiamo, questa fusione ha un senso se iniziamo ad immaginare, se abbiamo un obiettivo, se abbiamo una visione di quella che sarà la città del futuro. Troppe volte ancora oggi non si è parlato di questo, non sentiamo parlare di quello che potrà essere il nuovo assetto urbano di questa zona, di come pensiamo di evitare che Montesilvano e Sportore diventino le nuove periferie della città di Pescara, di come pensiamo di riorganizzare i servizi all'interno di quest'area, di come pensiamo di integrare un comune come quello di Montesilvano, che ha una grande vocazione turistica, con il comune di Pescara, o di come integrare Sportore, città d'arte e cultura, con il polo culturale che sta nascendo a Pescara. Parliamo di mobilità sostenibile, però troppe volte ancora ci limitiamo a un'area troppo ristretta, a fare considerazioni rispetto a un triangolo che va dalla zona dello stadio rispetto fino alla zona della stazione ferroviaria, quando ci troviamo magari l'imbuto di via del circuito e non si riesce con una bicicletta ad arrivare da Villa Raspa al centro di Pescara. Ecco, io credo che si debba iniziare a parlare di questi temi. Mi dispiace constatare che forse qualcosa in più si poteva fare anche nel master plan, quindi prevedere qualcosa in più e qualche risorsa in più per questa grande progettazione. E concludo dicendo, anche nella proposta di legge, nella relazione che l'accompagna, si parla di questo come di un primo tassello in realtà per un'area più vasta, un'area che inizi ad inglobare magari Francavilla, San Giovanni Teatino e l'intera area metropolitana di Pescara. Io credo che ormai da tanti anni si parla di questo, se ne parla troppo sui giornali e nei convegni, ma pochi atti sono stati fatti in merito a questo. Credo oggi qui abbiamo forse tantissimi
i rappresentanti istituzionali più autorevoli della regione, abbiamo con noi i deputati, abbiamo il presidente della regione, quindi credo che si debbano iniziare a fare degli atti concreti rispetto a questo, così come abbiamo visto invece è riuscito a fare il comune di Ancona, che ha iniziato nella costruzione di un grande accordo per l'area metropolitana di Ancona, coinvolgendo 39 comuni. Grazie a Giordano Fedele, capogruppo PD di Sportore, che ha rappresentato il comune di Sportore. Scusami Giordano, che prima non ti avevo presentato. Sì, andiamo avanti. Allora, e adesso il presidente della provincia, Antonio Di Marco. Tanto buongiorno a tutti e grazie al sottosegretario che partecipa attivamente a questo dibattito così atteso, di cui probabilmente la comunità politica del PD, lo dico al sindaco di Montesilvano, è stato un po' distratto in questi tempi e ha visto interessare invece la comunità, quella che ha votato nelle tre realtà che stiamo discutendo oggi, quando appunto si è votato per il referendum. Qui si è trovato il PD a avere una decisione che probabilmente come partito non ha governato, perché era più impegnato dal mio punto di vista a decidere le sorti degli enti in cui si votava in quelle elezioni di maggio. Questo è il primo dato che io rilevo. Oggi abbiamo la necessità però di prendere atto di una decisione che i cittadini hanno assunto, e se oggi vogliamo rimarcare quali sono le distanze da questa decisione potremmo dire tante altre cose in più rispetto a quello che stiamo già dicendo in questo dibattito. Però dobbiamo anche ammettere, ed è per questo che io sono intervenuto chiedendo un tavolo ufficiale al prefetto di Pescara e al presidente della regione, ed è per questo che credo che il primo appuntamento che avrà di fronte il nuovo prefetto che verrà lì si troverà a gestire, e sarà proprio questo argomento, e dovrà convocare un tavolo per mettere insieme proprio i sindaci interessati, la regione, la provincia evidentemente, e anche poi altri diciamo, interlocutori necessari per arrivare a definire e semplificare tutte le procedure a cui faceva riferimento il sindaco Alessandrini, per le quali procedure ci sono ancora dei dubbi, delle perplessità, almeno a sapere quali devono essere i metodi da seguire. In merito alla fusione delle tre città, facendo un parallelo con le province, io sono sempre stato per esempio dell'avviso che dovevamo fare le fusioni noi province prima della riforma che abbiamo subito. Se avessimo deciso in tempo di fondere Pescara con Chieti e Teramo con L'Aquila, probabilmente, e questo se veniva fatto a livello nazionale in tutte le regioni, oggi non saremmo di fronte a una riforma che poi non ci ha messo nelle condizioni di gestire pienamente le funzioni per le quali siamo impegnati. Però è un tema che la politica, credo non solo quella abruzzese ma quella nazionale, non ha avuto il coraggio e la capacità di imporre nei territori. Ecco perché è necessario arrivare a una procedura che sia la più celere e più utile possibile, sapendo che anche il Presidente della Regione probabilmente ha avuto difficoltà a dover adempiere pienamente le decisioni del referendum, perché evidentemente i tempi erano anche abbastanza segnati da un percorso appena avviato in Regione. Io sono dell'avviso che dobbiamo recuperare questo tempo, non possiamo rinviare ulteriormente, ci sono delle difficoltà oggettive. Se dobbiamo dire oggi che non ci sono problemi nella fusione che bisogna fare, saremmo, come dire, abbastanza ingenui. Ci sono dei problemi che dobbiamo affrontare. Siccome siamo classe dirigente di questa regione, ci facciamo carico di queste responsabilità sapendo che ci deve essere un coordinamento serio alla base, che non deve marginalizzare nessun territorio, questo è ovvio. Possiamo parlare di periferie di Pescara, non mi pare che possa essere questa la base della discussione. Dobbiamo essere capaci di governare un territorio più ampio e abbia delle sfide importanti sulle quali puntare. Io mi auguro che questo avvenga nella sintonia delle istituzioni celermente. Grazie. Grazie Antonio Di Marco. Adesso passiamo, vedo che siamo tutti nei tempi, passiamo la parola a Luciano D'Amico, rettore dell'Università di Teramo. Grande Luciano, ci sei
Grazie per l'invito e grazie per la parola, davvero un gesto di grande attenzione per la mia università. Io intervengo volentieri dopo aver ascoltato i primi intervenuti e dopo aver seguito il dibattito che c'è stato. Mi sembra che sia stato posto molto l'accento sulla riduzione dei costi e miglioramento dei servizi. Vi offro una piccola riflessione, ma solo marginale, grazie all'esperienza che il Presidente D'Alfonso mi ha consentito di vivere sulla fusione delle tre società di trasporto. Quei risparmi ci sono, vi faccio solo esempio, la prima volta che abbiamo fatto un bando per l'acquisto del gasolio per tutte e tre le società di trasporto abbiamo ottenuto un risparmio di 3 centesimi al litro. Per 18 milioni di litri fa qualcosa pari a 500.000 euro l'anno, è un risparmio consolidato. Oggi TUA risparmia 15 milioni su un bilancio di 130 milioni ed è un risparmio che si ripete ogni anno, per 10 anni fanno 150 milioni. Ma non è di questo che voglio parlare, perché secondo me la visione della nuova Pescara non deve essere solo limitata, diciamo, al breve e medio periodo, risparmio di costi, miglioramento dei servizi. È tornata giovedì dalla Cina la mia delegata di internazionalizzazione. L'avevo mandata lì a vedere il programma che il governo cinese sta realizzando di creazione di una nuova città che sarà operativa entro i prossimi 2 anni, di 4 milioni e mezzo di abitanti, di cui 700.000 talent, cosiddetti talent. E cioè in Cina hanno pensato di creare questo nuovo organismo per attrarre le migliori risorse in termini di formazione, capacità, progettualità e fare in modo che questa nuova città possa traghettare tutta la Cina nel futuro. Ora noi non siamo in Cina, non possiamo immaginare di avere questi tempi e di avere queste risorse, ma siamo in una regione, l'Abruzzo, che ha un grande bisogno di essere traghettato. Il bisogno della nuova Pescara non è un bisogno solo dei comuni di Montesilvano, Spoltore e Pescara, è un bisogno dell'intera regione. La scommessa, e raccolgo ultimamente quando diceva prima Moreno, non è il superamento solo del campanilismo, è il superamento di una visione di città che ci sta bloccando terribilmente nelle fasce del ritardato sviluppo. Alla nuova Pescara, se vogliamo avere un senso in termini di nuova, dobbiamo immaginarla come nuove funzioni, nuova capacità. La nuova Pescara deve essere in grado di traghettare l'Abruzzo sull'industria 4.0. La nuova Pescara deve essere in grado di offrire ai cittadini non solo ai nuovi pescaresi, mi si chiedeva prima in un'intervista come si chiameranno i nuovi cittadini, si dovranno chiamare i cittadini del mondo, perché la nuova Pescara ha un senso se riusciamo a fare in modo che da Pescara si possa vivere nel mondo, dalla nuova Pescara si possa vivere nel mondo. Cosa significa andare nel futuro? Cosa significa affrontare con una realtà del genere la nuova rivoluzione industriale? C'è stato un convegno interessantissimo l'altro ieri, proprio su questo organizzato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. E cosa emergeva in questo convegno? Emergeva che nel 2020 saranno in funzione nel mondo 20 miliardi di dispositivi intelligenti. Oggi ne sono 4 o 5 miliardi, la stima è questa. Che cos'è un dispositivo intelligente? Non voglio rubare tempo facendo una presentazione di Balocchi. Andiamo dalla macchina che si guida da sola all'edificio intelligente, guardo gli amici che hanno, diciamo, attori dell'edilizia qui a Pescara, significa servizi avanzati intelligenti, significa sanità intelligente, significa che il malato di diabete, lo sta sperimentando già a Centro, non dovrà più assumere l'insulina secondo un programma rigido, ma secondo il segnale che gli arriverà dal centro di elaborazione, cui saranno stati trasmessi i suoi dati fisiologici attraverso l'orologio con cui abbiamo già familiarizzato, che rileva tutte le sue funzioni vitali. Significa creare una realtà che sia in grado, ripeto, di traghettare non solo Montesilvano, Spoltore e Pescara, ma l'intera regione in un percorso di sviluppo che non può che essere rivoluzionario. Per questo mi sembra strano che della nuova Pescara l'esigenza venga manifestata non solo dai cittadini dei tre comuni coinvolti, dovrebbero essere gli altri abruzzesi a fare in modo che si crei e si affermi questa nuova visione della città. Un'altra cosa vorrei in qualche modo sollevare è un appello che rivolgo a tutti coloro che oggi rivestono ruoli istituzionali. Le difficoltà di una fusione ci sono, torno a dire, nella mia piccola esperienza personale l'ho visti nella società dei trasporti.
però consentitemi di trascrivere qui quello che credo sia il più importante concetto filosofico che ho acquisito in questi anni di esperienza della Terramana. A Teramo i problemi del mondo vengono distinti in due categorie: i problemi che Zar solve e i problemi che Zar solve. I problemi di fusione Zar solve sono problemi che richiederanno impegno, ma sono problemi che siamo perfettamente in grado di governare, e sarebbe un errore imperdonabile arrestarci di fronte a questi problemi e non accettare la sfida di proiettare la nuova Pescara, la regione Abruzzo nel futuro, solo perché abbiamo un problema di armonizzazione dei contratti, di armonizzazione di tariffe, di armonizzazione di qualsiasi altra cosa. Non è a questo che dobbiamo guardare, dobbiamo darci la massima attenzione, ma dobbiamo guardare all'idea di città del futuro. E si diceva ancora, aumenta, lo diceva l'amico Francesco se non sbaglio, in Francia aumentano il grado di autonomia. Benissimo, in Europa in generale si aumenta, il progetto di Europa è aumentare il grado di autonomia, però attenzione, non è un aumento di autonomia indistinto, ci sono delle funzioni che vengono gestite da entità di un certo rilievo e delle funzioni che bisogna rendere prossime e vicine ai cittadini. Il progetto di Nuova Pescara non è una riduzione di autonomia, anzi auspico che sia un aumento di autonomia. Io auspico che i municipi che dovessero risultare dalla Nuova Pescara non siano solo Spoltore, Montesilvano e Pescara. La stessa Pescara ha delle esigenze nel territorio completamente diverse. Chi vive a Porta Nuova ha un'esigenza diversa da chi vive a Piazza Duca. Semmai l'aumento di autonomia andrà gestito ampliando questa dimensione. Ma se vogliamo creare una città proiettata nel futuro, non possiamo pensare che la fissazione degli standard, i piani generali, le idee generali di sviluppo possano essere relegate a delle entità così piccole. Io credo che il problema della Nuova Pescara non sarà la realizzazione della città, non sarà la realizzazione del programma, anzi sarà estremamente stimolante. Sarà un problema di far entrare dopo chi oggi purtroppo non ancora ne fa parte, perché si creerà una cesura netta tra chi farà parte di una nuova città immaginata in questo modo e chi ne rimarrà ai margini. E l'ultima cosa che voglio dire, mia conclusione, alla Nuova Pescara noi dobbiamo chiedere una cosa molto importante: fare esattamente ciò che ha fatto Pescara negli anni 60 e 70, ha traghettato l'Abruzzo da regione agricola a regione industriale. Sarebbe stato possibile immaginare lo sviluppo della nostra regione senza Pescara? Credo di no. Non sarà possibile immaginare uno sviluppo, quello che si chiede oggi, lo sviluppo della quarta rivoluzione industriale, senza una grande Pescara. E davvero l'ultima cosa che chiudo, un problema apparentemente marginale, ma mi rendo conto anche complesso da gestire amministrativamente. Si è detto le vie, anche qui è stato chiesto in un'intervista come si farà a ridenominare le vie. Ma guardate, senza togliere l'attenzione dal progetto strategico di una nuova città del futuro nel futuro, finalmente avremo la possibilità di riappropriarci del nostro passato. Io personalmente, da cittadino di questa regione, sono stufo di vedere le strade principali intitolate a Umberto I, che ha fatto sparare con i cannoni il generale Paolo Beccaris. Abbiamo una nostra storia, una nostra tradizione di cui dobbiamo riappropriarci. Sarei felicissimo se un corso Umberto I venisse intestato a un corso Tannucci, primo ministro del Regno di Napoli, che ha avviato prima di altri una politica di riforme copiata da tutti. Sarei felicissimo se a fianco a Vittorio, al corso Vittorio Emanuele II, ci fosse un corso Carlo III, che ha introdotto l'illuminismo nel Mezzogiorno. Riappropriamoci anche della nostra storia. Possiamo farlo, non è questo. Possiamo farlo perché riscoprire, riappropriarci ed essere orgogliosi di quello che chi ci ha preceduto ha fatto ci consentirà di andare ancora con un passo più deciso nel futuro. E sono convinto che se proponessi al Presidente della Regione l'intestazione di una via principale a detto Masis, sarebbe felicissimo, perché significherebbe eliminare nella nostra regione quell'errato, sbagliatissimo complesso di inferiorità per cui non dimentichiamo mai la capacità di traghettare non solo noi stessi, ma a volte l'intera comunità nazionale su avanguardie di innovazione, come ha detto Massis, che so che è molto caro al presidente D'Alfonso, ha fatto, come ha fatto Silvio Spaventa, come hanno fatto tanti di nostri concittadini, che hanno fatto sì che oggi siamo una regione che può aspirare ad avere un grande centro propulsore.
Poi non spetta certo a me sottolineare quanto sia in questa visione assolutamente infruttuoso e improduttivo cercare di replicare delle funzioni, direbbe il presidente D'Alfonso, novecentesche. Non credo che a New York si siano mai posti il problema di essere capitale dello Stato di New York. Credo che il problema che si sono posti a New York è quello di fare in modo che quella città continui a traghettare il mondo. E questo dobbiamo fare con la nuova pescata. Grazie. Grazie Luciano D'Amico. Adesso do la parola a Stefano Civitarese in rappresentanza del rettore Caputi, che ha avuto un contrattempo per cui è potuto arrivare. Quindi Stefano Civitarese, il professor Stefano Civitarese farà un saluto per l'Università Gabriele D'Annunzio. Sì, grazie per parlo naturalmente a nome del rettore Caputi, che questa mattina mi ha chiamato per poter essere presente, quindi mio è semplicemente un brevissimo saluto per unirmi ai ringraziamenti e per dire che certamente l'avrebbe detto sicuramente il rettore, come Ateneo D'Annunzio siamo molto interessati a questo processo, siamo una delle cose che dice sempre il rettore da quando si è insediato, che l'Università D'Annunzio a sua volta è un'università in qualche modo che si proietta essere un'università del Medio Adriatico, è in fondo un'istituzione metropolitana, perché è un'università che è di Pescara, quindi diciamo, ha ragione, rappresenta una delle voci che partecipano a questo dibattito, quindi mi limito a dire semplicemente che seguiremo come università molto attentamente, dando il nostro contributo a questo processo. Io personalmente, indipendentemente dal fatto di essere adesso amministratore del Comune di Pescara, quindi come professore, come giusto pubblicista, ho anche in precedenza, in passato, espresso un'opinione favorevole a questo processo, che è un grande processo, molto interessante dal punto di vista istituzionale, crea sicuramente qualche difficoltà, insomma, come è stato detto molto bene prima di me, è una grande opportunità. Facevo un convegno in cui qualche tempo fa proprio su questi temi, anch'io penso che a differenza della a volte timore che la costruzione di una città più grande possa costituire una sorta di concorrente sleale per le altre città, invece questo potrebbe essere il modo per giungere alla costruzione di una più grande, quella che potrebbe essere davvero magari non la grande Pescara ma l'area metropolitana. Ci sono molte esperienze interessanti in giro, anche di unioni interprovinciali, di collaborazione tra province, per costruire un modello istituzionale che sia, anche grazie all'impulso della nuova Pescara, davvero appunto la grande città del Medio Adriatico che tutti vogliamo. Un solo riferimento al fatto che noi come Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, cui io appartengo, stiamo, essendo stati selezionati tra un certo gruppo di dipartimenti di eccellenza, con le camere di commercio, i comuni, la rete delle università, stiamo lanciando un progetto per costruire una specie di percorso che ci porterà a essere, speriamo, se siamo finanziati, un dipartimento che si rivolge direttamente alla regione, alla macro regione adriatico-ionica. E credo che questo sia un segnale concreto, quindi, dell'attenzione dell'università a fare di Pescara davvero l'università del Medio Adriatico e anche di più. Grazie. Grazie Stefano. Adesso diamo la parola a Tony Castelgoro, che ha qualche problema di tempo. Grazie innanzitutto, più che problemi di tempo, diciamo che prima di questo invito che ho voluto accettare, ho ricevuto un altro invito e terrei di essere presente almeno lì dove avevo preso impegni. Lo dico in premessa perché ho letto un po' la stampa oggi e cose che capitano nel giornale, la presentazione sintetica e frammentaria possono far pensare ad altro. Io sono stato e resto favorevole a questa grande fusione, anche quando nel dibattito del Partito Democratico c'era tutt'altra idea rispetto a questo.
E penso che siccome non siamo qui per un'autocelebrazione di questa vicenda, ma siamo appunto per immaginare questa città del futuro e per immaginare in un contesto che quantomeno è quello dell'Abruzzo e quello dell'Adriatico, del Medio Adriatico, credo che sia utile che si faccia una riflessione complessiva e collettiva da parte di tutti quanti noi, perché come veniva detto ci sono problemi che non solo si possono risolvere ma vanno risolti, perché le questioni che pone il sindaco di Montesilvano non sono questioni pellegrine, le questioni o le varie obiezioni che sui giornali abbiamo sentito molto spesso sono obiezioni alle quali noi dobbiamo rispondere in maniera positiva e tranquillizzare tutte quelle persone di quest'area che nascerà, che si troverà nella nuova nascente città, ma complessivamente dell'Abruzzo, rispetto ai nuovi scenari che abbiamo. Penso che sia evidente che questa città non sia la somma di tre città esistenti, ma generi un effetto moltiplicatore di se stessa, anche perché se non fosse questo verrebbe anche un po' meno, diciamo, la funzione stessa del progetto. Se genera questo è chiaro che noi generiamo un nuovo equilibrio complessivo dell'Abruzzo, non solo di questo territorio, e nel nuovo equilibrio complessivo dell'Abruzzo noi dobbiamo dare le risposte, far sì che sia un equilibrio nuovo ma rimanga tale e non che si generi uno squilibrio complessivo della nostra regione. E su questo noi dobbiamo tranquillizzare anche rispetto alle proposte di capoluoghi o meno, di punti di riferimento o meno, dobbiamo tranquillizzare. Questo lo facciamo se noi mettiamo in piedi una politica complessiva di riorganizzazione della nostra regione, poi dirò anche secondo me di questo luogo, che sta sì esattamente rispetto a quello che è necessario per far sì che una città così grande, che nel contesto italiano sarebbe una media piccola città, ma in un contesto di una regione di 1.300.000 abitanti è molto, in un contesto di una provincia di 300.000 abitanti è i due terzi della provincia stessa, quindi significa molto in questo contesto. Che significa appunto cosa e come permettiamo che fra area costiera e aree interne ci sia un equilibrio, si mantenga un equilibrio. Io penso che il ruolo di questa grande città, che viene immaginato anche dalle cose che ho letto questa mattina interessanti sui giornali, come un contesto di ruolo centrale nel Medio Adriatico, è tale nella misura in cui c'è una regione dietro questo comune. Guardate che nell'immaginario collettivo di ognuno di noi, Ancona, anche demograficamente, è molto più grande di Pescara, ma in realtà non è così. Non è così. Perché demograficamente nella nostra mente è più grande? Per quello che rappresenta e perché sta in un contesto regionale oggettivamente più importante, economicamente più trainante, più vivo della nostra regione. Se pensiamo che Pescara sia una grande città in una piccola regione, ma non parlo in termini demografici, ma di una regione che si spopola, che si svuota, che si indebolisce, alla fine noi rischiamo appunto che abbiamo sì questo grande corpo, ma diciamo non in grado di essere funzionale, di essere attrattivo e centrale, perché lo è anche dal punto di vista proprio di collocazione geografica nel contesto medio-adriatico. Perché se lo guardiamo nell'ottica delle macro-regioni, e in qualche altra nazione, in Francia non ragionano più di macro-regioni, ci sono già le nuove regioni. Le ultime elezioni regionali le hanno fatte già con nuove regioni, dove hanno accorpato mediamente tre regioni fra loro. E se la guardiamo in quell'ottica, appunto, l'intuizione della grande città, della nuova Pescara, c'è tutta e va coltivata esattamente in questa misura. Quindi noi abbiamo bisogno di cosa? Di capire come vengono organizzate e distribuite non solo i servizi, ma le funzioni, perché questa città sarà naturale attrazione di nuove funzioni, di nuovi interessi economici molto oltre e legittimamente la somma degli interessi già economici già esistenti e prevalenti in quest'area. Sul fatto che noi dobbiamo creare una rete di comunicazione, e parlo di comunicazione ad ogni livello, fra questa parte d'Abruzzo e le aree interne, e dobbiamo recuperare anche il terreno mancante oggi, perché oggi già non c'è un equilibrio fra questa parte e l'altra parte. Guardate, la battaglia che non è di Campanile degli Aquilani, che è assolutamente legittima rispetto alla questione del capoluogo, non può e non deve rimanere una battaglia vacua da parte loro rispetto a mantenere un titolo, perché se non poniamo e se non guardiamo l'Abruzzo che sarà tra
10 o 20 anni, noi rischiamo che l'Aquila resti un simulacro all'interno dell'Abruzzo, a prescindere dal titolo che avrà di capoluogo o meno. E penso che questa è una di quelle cose che noi non possiamo permetterci. E non perché all'Aquila c'è stato un terremoto, semplicemente perché noi dobbiamo mantenere un equilibrio complessivo nella nostra regione. E se c'è un equilibrio complessivo della nostra regione, c'è il vero valore aggiunto della sommatoria di queste realtà. E guarda questa realtà che si fonde, e che io mi auguro questo avvenga nei tempi giusti, nei modi giusti, che insomma, diciamo, non possono mai essere infiniti. Se questo deve avvenire, nel momento in cui questo avverrà, sappiamo tutti, e con questo pongo anche una domanda, ma più che una domanda, diciamo una domanda retorica al sottosegretario del saluto, noi siamo sicuramente consapevoli che ci sarà una naturale e logica attrazione rispetto ad altre realtà cittadine confinanti con questa nuova città, che verranno fuse, che vorranno fondersi, che necessariamente dovranno essere inglobate, come diceva il rettore D'Amico, in questa nuova realtà, penso a Francavilla piuttosto che a San Giovanni Teatino o ad altre realtà che sono intorno a questa città. E su questo c'è oggettivamente anche un problema che noi dobbiamo rimuovere, quello di poter fare fusioni interprovinciali, perché c'è un problema oggettivo rispetto al quale, diciamo, il legislatore, tutti devono trovare una soluzione snella ed immediata. Queste sono le questioni. Si pone un'ultima questione, io non voglio stare alle questioni economiche, di tassazione, eccetera, pur volendo dire a minima tranquillità che per 5 anni le tre comunità che si fondano possono mantenere tassazioni differenti, perché lo prevede la legge, non perché lo dico io. Dico che c'è comunque una questione oggettiva anche all'interno di questo contesto di attenzione e di partecipazione democratica necessaria. La partecipazione democratica non è, la voglio dire, perché c'è anche questo dibattito che non condivido affatto, quella della riduzione o meno dei posti, dei costi della politica, dei consigli comunali o meno, di partecipazione democratica complessiva delle popolazioni, quella partecipazione democratica che ognuno genera quotidianamente nella sua vita, le reti di relazioni che vanno salvaguardate, la volontà, che però va detta e esplicata prima, non dopo, di dire come si riorganizzano complessivamente le funzioni e i servizi su questo nuovo territorio. Se c'è la volontà di cessione di funzioni anche rispetto alle nuove aree, se c'è la volontà di continuare una politica che è quella che ha messo in piedi il Comune di Pescara del consumo di suolo zero rispetto a questo, o ragioniamo di nuove aree sulle quali poter costruire? Credo di no, però sono quelle cose che necessariamente vanno dette affinché non solo gli amministratori ma complessivamente la cittadinanza sia non solo più tranquilla ma sappia cosa va incontro. Grazie. Grazie Tony. Adesso la parola a Camillo D'Alessandro, che è rappresentante del gruppo PD della regione, presidente della commissione statuto. Grazie, buongiorno a tutti, grazie al PD e a chi ha animato questo dibattito, che è stato pensato prima delle polemiche e quindi quasi anticipando e volendo, come dire, fare in modo che si svolgesse con la capacità di approfondimento come questa assemblea è in grado di garantire con il suo relatore e con il sottosegretario, che chiaramente saluto, rispetto ad un tema che era nato per iniziativa dei cittadini, delle associazioni, che è diventato inevitabilmente un fatto politico, rispetto al quale negli ultimi giorni si è sviluppato un dibattito assolutamente inopportuno, ma inopportuno non per il capoluogo di regione, inopportuno soprattutto per il progetto del quale i cittadini ambiscono. Io non credo che i cittadini, quando si sono recati alle urne e votando sì al referendum, lo hanno fatto immaginando che un minuto dopo la nuova Pescara sarebbe diventato o avrebbe dovuto pretendere il titolo, il ruolo di capoluogo della regione. C'è stata una distorsione in questo dibattito degli ultimi giorni, a mio giudizio legittima, assolutamente legittima, ma che rischia di confonderci e di confondere l'obiettivo finale. Parlo da legislatore regionale che insieme al
consigliere Maurizio Di Nicola, presidente della commissione bilancio, dovrà portare in porto la legge che è il tassello finale rispetto al procedimento. La legge regionale, l'ordinamento nazionale prevede che il passaggio finale è la legge. Legge che la commissione bilancio ha individuato nella proposta di legge del presidente D'Alfonso e che è stata scelta dalla commissione bilancio come testo di riferimento base inviato ai consigli comunali, i quali consigli comunali nella loro autonomia potranno farlo proprio, emendarlo, discuterlo, esprimere un parere negativo che ha valore consultivo e che poi torna nelle dinamiche del lavoro della commissione e del consiglio per il passaggio finale. La legge che porta la firma del presidente D'Alfonso prevede una data certa, che è quella del 2019, che è, e voglio dirlo anche perché è stato detto più o meno tra le righe, volendo significare che c'è stato un passaggio di, anche all'interno del PD, di diversa opinione rispetto alla legge. Io qualche anno scorso, per esempio, mi espressi in modo negativo rispetto alla legge che aveva presentato una forza politica e che prevedeva una procedura e di costituzione della nuova Pescara, ma soprattutto era foriera di quello che poi è successo successivamente, cioè quella norma prevedeva un meccanismo di premialità su tutti i finanziamenti regionale della programmazione comunale a favore della nuova Pescara e avrebbe quella norma in generato non il dibattito tra l'Aquila e Pescara, ma il dibattito tra tutto l'Abruzzo rispetto alla nuova Pescara. Per questo noi siamo intervenuti con una nuova legge, quella che ha appunto depositato il presidente, sulla quale è la stessa legge che garantisce esattamente l'equilibrio a cui si facevano riferimento, a cui facevano riferimento gli interventi che sono preceduti. E quella legge lì, sta scritto lì come si fa e soprattutto come si inserisce in un equilibrio complessivo della Regione Abruzzo. È scritta nella legge. Per questo credo che i dibattiti anche oggi, che si stanno sviluppando con tutti i timori, dovrebbero però tenere presente che è la stessa legge che chiaramente dovrà trovare un'attuazione che fissa i criteri di equilibrio del sistema della Regione Abruzzo. Ultima riflessione, io penso che la nuova Pescara non sia solo attrattrice e attrattore di nuova potenza e nuova forza, avrà anche nuovi problemi, nuove esigenze, nuove difficoltà. Cioè si farà carico la nuova Pescara, io tento di rovesciarlo, di una parte dei problemi della Regione Abruzzo, non solo di una parte delle grandi potenzialità della Regione Abruzzo. E in questo senso la nuova Pescara diventa città a servizio della Regione Abruzzo, non esattamente il contrario, non quella che prende e non dà, ma il contrario. È quella che cresce e con la sua crescita consente anche all'Abruzzo, non solo quello prossimo, limitrofo, di crescere. Io vorrei tentare di rovesciare questo dibattito, perché la nuova Pescara si fa carico anche di alcuni problemi legati, per esempio, a come si organizza una mobilità in un'area vasta, complessa, che ha esigenze e difficoltà diverse, ma non solo per chi la percorre la nuova Pescara, ma per chi ci deve arrivare e ci deve ripartire, per esempio, per studiare o per lavorare. La nuova Pescara si dovrà fare carico di essere la porta sull'Adriatico, per esempio, per i traffici delle persone, per la mobilità delle persone sul mare. E se non lo fa Pescara non lo può fare Ortona, se non lo fa Pescara non lo può fare Vasto, perché ha caratteristiche diverse il porto di Ortona rispetto, per esempio, al porto di Vasto. Questa tessitura fatta più, consentitemi, a più passi, a più progetti. Presidente Alfonso, non abbiamo messo in campo, raccogliendo la volontà dei cittadini, la nuova Pescara, ma qui vi prego di leggere la Regione Abruzzo con due strategie, almeno due strategie, che mette insieme questo lavoro. Da un lato la nuova Pescara, dall'altro il progetto di ricandidare l'Abruzzo in modo vero ad essere corridoio tra l'Adriatico e il Tirreno. Lo abbiamo sempre detto, oggi si fa,
a fine mese noi andiamo all'autorità portuale di Civitavecchia, che insieme all'autorità portuale di Ancona, dove fa parte Pescara Ortona, scriviamo una intesa ulteriore per realizzare questo corridoio tra il Mare Adriatico e il Mar Tirreno, perché lo possiamo fare solo noi, anche se altre regioni ci stanno provando, perché solo noi siamo immediatamente collegati mare-mare attraverso la funzione dell'autostrada. E questa trasversale dall'Adriatico al Tirreno riconvoca il ruolo delle aree interne a Mezzano per quanto riguarda la logistica della Marzi, che è L'Aquila per quanto riguarda il centro di quest'area centrale dell'Italia, che mette insieme Abruzzo e Lazio, e secondo me in futuro dovrà mettere insieme anche altri. Sta dentro questa strategia la tenuta di Pescara più grande o nuova, anzi meglio, nuova, non più grande, rispetto a un progetto che però si sviluppa non sulla dorsale adriatica soltanto, ma che va verso l'interno, che coinvolge la Marsica, che coinvolge l'Aquila, che arriva alla regione Lazio. Questo andrebbe rappresentato, spiegato, messo dentro e le politiche regionali e le risorse che le politiche regionali mettono a disposizione devono finanziare questa attuazione, l'attuazione di questo progetto, il master plan. Se lo leggete negli interventi strategici, poi ci sono interventi diciamo minori ma che hanno una valenza importante, ma se lo leggete negli interventi strategici combinato ai finanziamenti messi a disposizione dagli altri organismi tipo RFI, è esattamente questa intelaiatura, questa rete che dall'Adriatico verso il terreno. Il finanziamento sui porti, concludo, il finanziamento sul binario ferroviario che da Pescara raggiungerà l'Aquila in modo diverso, 1.550 milioni, gli investimenti sui poli logistici, che per esempio quello della Marsica avrà una nuova funzione, di questo stiamo parlando. Per cui io non credo che la nuova Pescara sia un pezzo contro tutto il resto, ma non è più un pezzo, perché c'è dentro una strategia, come diceva Castricone, della regione Abruzzo che la mette insieme. E quella strategia non potrebbe essere fatta se non avessimo questo attrattore forte che è la nuova Pescara. Dopodiché l'estensione, io spero che il Parlamento modifichi il limite ad estendere ulteriormente al confine provinciale le aggregazioni, perché di questo si tratta, perché ha senso per esempio ragionare con San Giovanni di Latino, avrebbe senso ragionare con Francavilla, però non è questo il motivo per il quale si rimanda o si potrebbe rimandare. Credo che ci siano passi successivi, e i passi successivi nella storia hanno dimostrato che se parte bene il progetto, i passi successivi non possono che ulteriormente arricchire la intuizione iniziale. Io con Maurizio Di Nicola porteremo avanti questa legge, lo faremo nel rispetto dei tempi, dei termini. Ci sono i sindaci che chiaramente ti saluto, ma che loro, per chi non l'ha fatto, dovranno in qualche maniera affrontare il dibattito della legge in consiglio comunale, perché deve ritornare l'elaborato del consiglio comunale alla regione Abruzzo, altrimenti il presidente, nei termini stabiliti, dovrà in qualche maniera, anzi la commissione dovrà in qualche maniera riprendere la discussione della legge in assenza del pronunciamento dei consigli comunali, che possono dire non solo sì o no, ma possono anche fare delle proposte di modifica, per cui sarebbe molto opportuno, vista la presenza dei sindaci, calendarizzare subito la discussione della legge trasmessa, in modo tale che il consiglio regionale possa fare una discussione in commissione prima, in consiglio dopo, con le deliberazioni dei consigli e anche con i verbali, con ciò che si è detto, con gli emendamenti che si sono presentati, perché altrimenti già vedo il rischio che il consiglio comunale non lo fa e si ritarda il processo, diciamo, legislativo in regione. Quindi questa è un'occasione per dirlo ai sindaci, ai consiglieri comunali, al PD che è presente in tutte e tre i consigli comunali, di calendarizzare la discussione sulla legge, per fare in modo che poi il consiglio regionale possa a sua volta pronunciarsi. Grazie. 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 Precisa che se ci sono scommesse dilatorie, l'ordinamento sa come risolvere. Esatto. Si fa a meno. Nella,
nella comunicazione fatta, immagino, al Presidente, ai sindaci, non c'è un termine per il quale è stato stabilito, però è chiaro che la norma nazionale non prevede un termine per il quale i comuni siano, quindi di solito si fa riferimento a tempi amministrativi, e i tempi amministrativi sono quelli, diciamo, fissati dall'ordinamento, che sono 30 giorni. Basta così, la preciso io con un po' più di severità. O si fa in un modo secondo il principio della leale collaborazione, ma se va in onda l'atteggiamento di canne di bambù che abbiamo visto, è chiaro che la regione procede a prescindere, questo deve essere chiaro. Le lettere di Ducati e Garbate lo hanno scritto e precisato. Lo ripreciseremo, ma questo procedimento va avanti. Se i consigli comunali vogliono versare in atti i geni invisibili e la qualità della riflessione, gli scaffali mentali di cui dispone, siamo ben lieti di arricchirci. Ma se si pensa di organizzare alle astuzie, come è noto, abbiamo fatto le scuole alte sulle astuzie. Grazie. Roberto Mascherucci.